Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi dai, non potevo non portare un bel chest opening, ma sugoso ragazzi, nei due profili di Clash Royale. Nel mio ragazzi abbiamo un bel baule magicozzo pronto per essere aperto, mentre nel profilo della Pami ci abbiamo un bel baule gigante che anche quello magari potrebbe nascondere qualche va sorpresa che non disdegneremo assolutamente. Volevo solo dirvi ragazzi che ho reinserito nel mio deck principale il mortazzone, l'ho messo lì al posto dei goblettini, si sta comportando abbastanza bene, direi di andare subito a vedere una bella partitella, così poi andiamo ad aprirci il magicozzo e speriamo che arrivi un bel baule del re come prossimo baule da aprire nelle missioni. Apre subito il nostro amico The Chop Mauri dei Team Legend. Wow, mortazzone anche per lui, mortazzone anche per me ragazzi. Attenzione, scontro tra mortai, uno a livello 11, uno a livello 12. Lui è abbastanza triste per il fatto che io ho counterato molto bene di là. E adesso spingiamo a destra ragazzi, spingiamo a destra, molto bene. Log Rider che parte, attenzione, viene giocato un... Oh, lui mi ride in faccia, attenzione. 2463 la sua torre, lui gioca nuovamente il mortazzone, andiamo con gli arcieri da dietro, bene il Caballeros che va sul mortazzone e adesso lui cambia il suo target e va sulla mia torre di sinistra. Attenzione a quel cavaliere che sta facendo un sacco male ragazzi, lasciamolo passare, questo sicuramente saprà giocare al mortaio ragazzi, mentre noi siamo solo dei novellini. Andiamo a vedere, 2463 la torre in alto a destra. Potremmo spingere ragazzi, senza paura. Andiamo a spingere con lo Grader Mortale, con la nuova combo, andiamo a spingere con lo Grader Mortale ragazzi, bene così, via. Bene, dai che entriamo ragazzi e vediamo se gli arcieri mi aiutano. Bene il mortaio che va sul mio, molto bene, sono i miei arcieri che lo stanno tirando giù e anche il mio mortaio ragazzi è meraviglioso nel counterare i suoi arcieri, lui molto contento. Andiamo avanti con il Caballeros ragazzi, riusciamo a tirare giù gli arcieri, siamo un po' scoperti con questo Caballeros, lo gioca anche lui, dovrebbe ciclare un altro mortaio, credo, a meno che non abbia una truppa veloce con cui aprire, ma non mi sembra sia così. Attenzione ancora, ci spostiamo così ragazzi, lasciamo pure il suo spiritino del ghiaccio sopra e vai, lui va con Rocket, noi partiamo con il mortazzone ragazzi e il Caballeros davanti, vai che ci siamo, mortaio che locca la torre, la va a tirare giù ragazzi a 48 secondi dalla fine, vale la pena di nuovo andare alla difesa con il moschettiere, attenzione, bene il moschettiere, gli scarichiamo un bello grider sopra questo mortaio per cercare di andare a fermarlo, esatto, lui va con i goblin, li tiriamo via, mortaio se n'è già bello che è andato ragazzi, moschettiere che entra lì sulla destra, non ha un bel deck questo ragazzo, andiamo di nuovo in difesa col mortazzone, eccolo lì, anche il suo, eccolo lì, vediamo se locca il mio mortaio, esatto, io comunque vado con il cavaliere sul suo mortaio, 12 secondi alla fine, di nuovo lui va a tirare il rocket, porta la torre a 9.26, o Grider che corre allegro per tutta l'area di gioco e andiamo a portarci a casa la partita con il mortazzone ragazzi al posto dei goblin, si è rivelato veramente molto utile, ci prendiamo 32 trofei, andiamo a 4.498, dai che ho le papille gustative attive, andiamo subito ad aprire il bel baule magichetto ragazzi, ve lo ricordo intanto un bel super like se vi sta piacendo questa live ragazzi, questo video non è una live, questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, 1320 di gold con 7 skip, vediamo un po' cosa arrivano, 15 bombardini, va bene, wow, 5 moschettieri e già qua va benissimo, 728 su 800, poi le torri bombardiere me le deve dare ogni volta, se no non è contento. Avanti ancora 85 barili d'ossa, oh mio Dio, forza, 17 cure, se adesso arrivano le epiche, arriva la leggendaria,
leggendaria! E c'è la leggendaria! E andiamo con la leggendaria nel baule magico, 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 ma, magico, 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 ma. Mamma mia, ragazzi, speriamo sia un tronco! Speriamo sia un tronco! Sciamanna, ne arriva un altro, ragazzi! In due giorni, due draghi inferno! Tanta roba! Avrei preferito un tronco, però tanta, tanta roba, ragazzi! Mamma mia! Super baule magico con leggendaria! E vai, andiamo a prenderci subito i regali giornalieri! Dai, 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 dai! Abbiamo il baule leggendario, mio Dio! Abbiamo il baule leggendario! Andiamo a prenderci anche l'altra ricompensa e direi, ragazzi, che ci possiamo spostare nel profilo della Pamina. Swish! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilino della Pamina. Dark Lady ce l'ha lì. Ce l'ha lì, ragazzi, il bel baule giga da aprire. Ma guardate, guardate nelle missioni, la Pami c'ha il baule cangiante, ragazzi. Oh mio Dio, non l'ho mai aperto, quindi non so neanche come funzioni. Baule cangiante per la Pamina, ragazzi. Avremo modo sicuramente di aprirlo assieme. Andiamo a spararci una bella partitella, ragazzi. Poi via, 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 col baule gigante. Speriamo in un'altra leggendaria. Chi lo sa, chi lo sa. Buona fortuna anche a te, amico Knight dei Royal Zaragoza Zan. Avanti ancora, subito così, ragazzi, subito così, di prepotenza con il nostro... Wow! Brutta storia, andiamo a zappettare, ragazzi, il Giant è entrato, ci sono gli sgherri che devono vedersela con la gang di Goblin e purtroppo è molto molto utile la sua torre inferno per fermare il nostro povero Giant. Fa niente, subiamo anche un attacco da parte del Goblin Lanciere, 2505, la nostra in basso a sinistra, si è bloccato tutto, meno male che mi sono accorto, 2786, quella in alto a sinistra, lui gioca una... Princess di là sul lato sinistro, vado a tirargliela via anche io la Princess, vado a tirargliela via anche io la Princess, ragazzi, bisogna stare molto attenti perché lui ha la torre inferno, sono sopra di Elisir, ma non lo so, potrei eventualmente fare una roba del genere. Cominciamo a giocare una strega che inizia a creare scheletrini per dare un po' fastidio e a 8 farei gigante sgherri. 6-7, lui va con il barrel, si gira la strega, va col giant, bene così ragazzi, benissimo, la torre è andata sugli sgherri, ok, ok ragazzi, bene il giant, andiamo a zappare adesso ragazzi, va giù la torre inferno, è buona la giocata, siamo dentro ragazzi, siamo dentro, attenzione, 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 ancora qualche istante, andiamo a tirare giù la torre di prepotenza con il mega giant, ragazzi, fantastico, fantastico, la giocata qua, dobbiamo andare sotto leggermente di Elisir con una fireball che però evita qualsiasi attacco da parte del suo barile. Attenzione, attenzione, 4169 trofei di questo ragazzo, io non so bene la famiglia quanti ne abbia, però, andrei a giocarmela ancora leggermente in difesa, giocando sempre il giant sulla sinistra in modo da fargli un po' sudare, diciamo, la partita. Vediamo cosa ha in mente lui. Sembra niente di buono a vedersi così, ragazzi. Devo giocare la frinzacchiona. Dovevo giocare la frinzacchiona. Dovrebbe lui tirare. Ok, lui va di là, è andato sul mio giant. Fermati subito. Fermati subito. Gli giochiamo un altro giant, ragazzi. Double giant. Double giant for me, ragazzi. E vai. E vai che andiamo, c'è quello che è più danneggiato dietro, quell'altro invece full vita davanti, voglio giocargli il terzo giant, voglio giocargli il terzo giant, oh mio Dio, fatemi giocare il terzo giant, per un pelo, avrei potuto giocargli tre giganti, non ce la faccio, ne scarico un altro, lui dovrebbe tirare il barile. Siamo già pronti con la fireball, siamo già pronti con la fireball, no, lui cerca disperatamente di andare a fermare il mio gigantozzo, ragazzi, non credo che possa fare nient'altro e ci andiamo a portare a casa anche questa partita alla grande, dai, 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 dai che andiamo sotto le papille, ce l'ho io, sotto le papille, andiamo a vedere questo super super baule giant 924 di gold con 4 skip, ragazzi, attenzione, 84 orde di sgherri non servono, non servono in questo deck, 14 goblin cerbottanieri, peccato, peccato, o è qui o è qui, eh, non c'è la leggendaria, 163
luridi cavernicoli scelti, speriamo almeno nell'ultima skip come una carta utile. Eri un 47 arieti da battaglia, direi proprio che non ci siamo. Beh ragazzi, so per la leggendaria di prima, il video merita un bel pollicione in su da parte vostra. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale se ancora non lo avete fatto. Beh ragazzi, direi che per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo presto, ciao!